La grande pala a cui siamo di fronte costituisce il fulcro della sezione dedicata ai rapporti tra Antonio Balestra e la potentissima compagnia di Gesù. Rappresenta il santo fondatore dell'ordine, Sant'Ignazio di Loyola, mentre compie miracoli. Una madre gli porta il figlioletto morto perché lo faccia tornare in vita. Poco più a destra, viene presentato al santo un fanciullo indemoniato e in secondo piano, a sinistra, sullo sfondo, riconosciamo un paralitico, uno storpio. La pala si trovava su un altare laterale della chiesa di San Sebastiano, la chiesa dei Gesuiti a Verona, una chiesa che non esiste più, sorgeva dove ora si trova la biblioteca civica, una chiesa che fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma fortunatamente questa pala, insieme ad altri arredi sacri, furono trasportati nelle collezioni civiche e da allora fanno parte della collezione del Museo di Castelvecchio. La pala fu dipinta nel 1724, in realtà i rapporti di Balestra con la Compagnia di Gesù iniziarono molto prima, quando il giovane Antonio frequentò la loro scuola e da allora costruì la propria formazione, la propria erudizione che lo contraddistinse per il resto della sua vita come un pittore colto ed erudito. È nel 1704 che iniziano i rapporti professionali tra Antonio Balestra e i Gesuiti, quando da Venezia gli viene richiesta un'importante pala ancora al suo posto. Rapporti che durarono per 30 anni fino al 1734, quando Balestra dipinse la pala ancora oggi sull'altar maggiore nel santuario San Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere. La pala di Sant'Ignazio, a cui siamo di fronte, costituisce un vero e proprio tour de force per Antonio Balestra. La complessità del tema comporta anche una difficoltà compositiva per il gran numero di figure che il pittore deve far convivere, coesistere nello spazio della tela. Tutte difficoltà che l'artista supera con grande maestria e professionalità. Le dimensioni delle pareti di Sala Boggian ci hanno costretto ad allestire a questa altezza questa enorme pala. In realtà dobbiamo immaginarcela sul suo altare ad oltre 1,5 metri di altezza da terra e il risultato dovette essere veramente impressionante per i fedeli. Si trasforma in una immagine di grande retorica gesuitica, di un'immagine di potere, di persuasione anche, un'immagine che traduce visivamente l'enorme potere della Compagnia di Gesù. Questa e le altre 65 opere esposte in Sala Boggian sono visibili a Castelvecchio fino al 19 febbraio 2017.